Nuova energia per il crossodromo di Corcumello, fresco di un cambio di gestione, ora sotto la guida sicura di Giovanni Frascone. Oggi, infatti, in una bella mattinata e con un pubblico di tutto rispetto, si è svolto un evento organizzato in collaborazione con il team Pardi, che ha voluto presentare la nuova gestione al pubblico con delle presenze assolutamente di primissimo livello. Parola proprio a Giovanni Frascone, gestore del crossodromo di Corcumello. Siamo qui nel crossodromo di Corcumello, di cui da poco tempo sono il gestore. E abbiamo organizzato in collaborazione con il team Pardi questo evento con i team ufficiali GasGas e KTM. Nell'impianto oggi sono presenti i piloti che corrono il mondiale, Jorge Prado, Andrea Adamo e Simon Lagenfelder. E una splendida giornata di motocross, peccato per il vento che oggi non ci lascia pace. I proponimenti, sicuramente di portare il motocross di alto livello qui in Abruzzo. Il crossodromo è aperto tutto quanto l'anno in dei giorni stabiliti che noi pubblichiamo sui gruppi sia di Instagram, Facebook e di WhatsApp. Si gira avendo la licenza, stiamo facendo adesso, siamo solamente con Motornext come associazione, ma stiamo provvedendo più presto a fare l'omologazione anche con la Federazione Motociclistica Italiana. Speriamo con questo evento di migliorare le cose e di avere più affluenza a livello territoriale e sicuramente della zona. Ci auguriamo che l'amministrazione ci dia una grande mano. Abbiamo parlato già con il sindaco che si è mostrato disponibile ad aiutarci, insomma, nelle sue possibilità, insomma. Si parte dunque con le migliori delle intenzioni. Ecco poi le parole di Daniele Pardi, leader della Pardi Racing Team, intervenuto ai nostri microfoni durante questa bella giornata di sport. Sì, sicuramente è una giornata fantastica, credo che per tutta la città di Corcumello è una grandissima opportunità e credo che grazie al lavoro del crossodromo di Marco e di Giovanni Frascone che hanno ridato vita a questo impianto che è cinquantennale ma che è tornato a splendere da qualche tempo è veramente una grande cosa. Oggi abbiamo avuto questa opportunità di avere dei top del motocross mondiale e credo che questa città debba essere orgogliosissima di questo impianto. E abbiamo veramente il top del mondo, abbiamo due campioni in carica mondiali e un altro pilota che è veramente al top, sono i due team top del mondo e quindi grandissima cosa. Per quanto riguarda il nostro team, innanzitutto per noi è una grandissima occasione, un grandissimo orgoglio poter vivere qualche momento di motocross a contatto con questo team. Con questi team, perché per i nostri ragazzi già osservare quello che fanno loro è di grandissima importanza e poi tra i tanti obiettivi c'è anche quello di dare manforte a questo impianto che in Abruzzo può ricoprire un ruolo di primissima importanza. Parola ora ai protagonisti in sella alle moto da cross, Andrea Adamo, campione mondiale in carica MX del team KTM Red Bull, che ci ha raccontato la sua esperienza al primo approccio con il crossodromo di Corcumello. Ecco le sue parole. Sì, oggi stiamo facendo una giornata di allenamento in vista delle due gare in Indonesia, quindi direi una bella giornata. La pista non è male e domani ci abbiamo l'aereo, quindi gli ultimi ritocchi prima delle due trasferte indonesiane. Sì, siamo proprio a metà stagione, sono 20 gare, abbiamo fatto la decima la settimana scorsa, quindi da adesso in poi inizia il secondo stint della stagione, diciamo. No, e sicuramente sono allenamenti importanti, anche se diciamo quello che è fatto, non è che si fa più di tanto, più che altro si mantiene la forma e si tiene il feeling giusto con la moto. La pista non è male, purtroppo oggi c'è un po' di vento che diciamo secca un po' la pista, però penso che con più esperienza il tracciato non è male, è abbastanza bello, magari c'è da fare qualche cambiamento per renderlo un po' più tecnico, però direi già una buona base di partenza. E non può mancare la testimonianza di Jorge Prado, campione mondiale in carica MXGP, che tra un autografo e l'altro ci ha raccontato la sua esperienza di oggi al crossodromo di Corcumello.
Per noi è sempre importante di cambiare un po' le piste, di allenarsi in piste diverse, e ovviamente va sempre bene. E per quello siamo qui, abbiamo sentito questa pista e siamo venuti a trovarci. Sì, sì, fino ad ora tutto bene, hanno fatto il massimo per avere la pista nelle migliori condizioni, quindi contenti. Sì, stagione in corso, siamo adesso a metà stagione, manca il 50%, secondi in questo momento, e speriamo di riprendere la tabella rossa il più presto possibile. E quindi la prossima gara sarà questo weekend in Indonesia, quindi partiamo domani. E abbiamo due gare là e dopo torniamo in Europa per le prossime gare. Insomma, le premesse sembrano davvero le migliori per una ventata di entusiasmo e di crescita al crossodromo di Corcumello nel progetto di rinascita che ci sentiamo pienamente di caldeggiare, firmato da Giovanni Frascone.